Ciao ragazzi e benvenuti. Nel video di oggi vediamo come assemblare una piccola pedaliera con 6 pedali che ci permettono di ottenere delle sonorità che spaziano dal blues fino al rock blues. Direi che con i pedali che ho scelto possiamo ottenere anche sonorità nello stile pop rock. I pedali sono della Mooer e sono stati forniti da AG Music, negozio che si trova a Foggia, quindi vi invito, se siete della mia zona o della provincia, di farvi un giro in negozio d'Antonio e vedere questi pedali, ma tanti altri che ha, così come tanta strumentazione che ha in negozio. Comunque in descrizione vi lascio il sito, vi lascio il link al sito di Antonio, perché se non siete della mia zona potete dare comunque un'occhiata a tutto quello che ha nello store online. Ultimo pippone, mi raccomando, mettete un like o un dislike sui video, perché è importante far capire a YouTube che questo canale ha vita. Vediamo ora i pedali che ho scelto per assemblare questa piccola pedaliera. In ordine partiamo da un compressore che è lo Yellow Comp, che è un bellissimo compressore ottico, un boost, un overdrive che in realtà ci permette tramite questa levetta di ottenere due tipologie di sonorità di overdrive, una sonorità classica e una un po' più spinta, un pedale che racchiude tre tipologie di modulazioni tra chorus, vibrato e rotary, un pedale del delay, anche qui abbiamo tre tipologie di delay tra analogico, digitale e tape delay. E infine un riverbero, anche qui tre tipologie di effetti, un riverbero room, uno che è il classico spring, per intenderci il riverbero a molla che troviamo nei classici amplificatori valvolari, infatti il mio Laney ha il riverbero a molla, un bellissimo riverbero a molla, e in più ci offre questo pedale anche un effetto shimmer. Il tutto viene alimentato tramite un alimentatore dell'Alecato a 10 uscite isolate, di cui ho fatto un video che vi lascio qui sopra nelle schede. E come base di suono sto utilizzando il mio Laney VC30, un bellissimo ampli di cui ne sono stra innamorato, perché ha delle sonorità che spaziano dal clean fino ai suoni breakup, bellissimi, e soprattutto un mangia pedali allucinante. Qualsiasi pedale li mettiamo suona bene. Il suono di base dell'ampli è questo. Come sentite, il suono è dinamico, dinamicissimo direi, perché riesco a ottenere quei suoni clean, tra virgolette clean, fino a dei suoni più in un ambito break up, più una sonorità di break up, che sono perfetti per poi abbinare dei buoni pedali. Ecco perché vi dicevo che amo quell'amplificatore, perché mi permette di avere dei suoni spettacolari e soprattutto di abbinare dei pedali che poi vengono gestiti al meglio. Tenete presente che sto utilizzando un Les Paul, quindi sfruttando al meglio sia la dinamica della mano destra, ma anche sfruttando il controllo del volume dello strumento, riesco a spaziare da un clean fino ai suoni break up. Vi faccio sentire giusto due note con un volume minimo e senza dare troppa forza alla mano destra, ottengo un clean. Se alzo il volume e picchio, questo, ripeto, è la sonorità che io adoro di base. Partiamo adesso con i pedali e vediamo e capiamo insieme perché ho scelto
quest'ordine e questi pedali. Ovviamente è una scelta personale, un'idea di suono che avevo in testa, e ho messo un compressore all'inizio perché mi permette di, soprattutto durante gli arpeggi, ma non solo, lo vediamo anche dopo, anche sui suoni overdrive, ma sugli arpeggi mi permette di mantenere un suono fermo e equilibrato nei volumi su tutte le note che vado a suonare. Tra l'altro questo, come ho detto, è un compressore ottico, quindi ci dà la massima trasparenza di quello che è il suono che gli entra dal nostro strumento. Vi faccio sentire. Come vedete, con questo volume e questa compressione spinge l'ampli, l'ingresso dell'ampli, e quindi si ha un'ulteriore saturazione che comunque è bellissima e che comunque è gestibile, come ho detto, dalla dinamica sia della mano destra ma anche del controllo del volume. Questo sarebbe il volume giusto di compressione, secondo me. Riporto in realtà a questo volume, a questo livello di compressione, perché poi mi servirà quando vado a utilizzare gli altri due pedali, cioè il boost ma anche e soprattutto l'overdrive. Il boost, visto che ne abbiamo parlato adesso, è il Pure Boost della Mooer, che anche qui ci restituisce un suono molto dinamico e trasparente e ci permette di boostare il nostro amplificatore e ottenere un'altra tipologia di sonorità. Vi faccio sentire. Quindi, come avete sentito, l'ampli senza nulla, solo con il boost abbiamo già una sonorità che ci permette di spaziare dagli accordi fino anche a delle linee soliste. Continuiamo con l'overdrive. Overdrive, che è il Green Mile, come ho detto, un overdrive che ha due tipologie di sonorità, una classica e una un po' più spinta. La classica è questa, anzi, questo è il suono clean, tra virgolette, dell'ampli, e questo è il Green Mile. Quindi, come avete sentito, è un classico overdrive dalla sonorità nasale, taglia un po' le basse, regolato in questo modo, come vedete, con un level a 10 e poca distorsione, ci offre quella sonorità classica degli overdrive quando boostano i nostri amplificatori. Continuiamo con la parte degli effetti, quindi abbiamo il Shiver, che è o Shiver, non mi ricordo la pronuncia, comunque pedale di modulazione che ci permette di spaziare dal chorus, che è questo, bellissimo, un bel chorus molto molto vintage, mi dà quell'idea di sonorità.
passiamo al vibrato. Ovviamente il tutto va regolato. Potrei anche regolare un volume, un level dell'effetto maggiore e quindi avere in questo modo più effetto rispetto a quello che è il suono del diretto della chitarra. Poi l'ultimo effetto che abbiamo, che possiamo scegliere tramite il selettore è il rotary. Bellissimo, questo è bello perché mi dà sempre quell'idea di suono vintage. Tra l'altro, regolato in un certo modo, riesce a mantenere quello che è il suono della chitarra. Cioè, sento comunque presente il suono reale della chitarra senza troppo stravolgere la sonorità base dello strumento. Andiamo avanti. Il delay, come ho detto, abbiamo un delay analogico che si trova nella prima parte, quindi con il selettore spostato tutto in alto. Poi delay praticamente digitale è quello che ripete le note senza dare nessuna colorazione al suono. E poi infine il tape delay. Molto molto bello. Ovviamente il tape delay va a simulare quello che è il delay a nastro e quindi si sente anche la coda del delay che è il nastro che scorre, il nastro usurato. Le regolazioni sono classiche, non mi soffermo troppo. Anche qui abbiamo il controllo del tempo, del feedback, quindi delle ripetizioni, e ovviamente il volume dell'effetto rispetto a quello che è il suono diretto della chitarra. Ultimo effetto che ho deciso di mettere in catena e che secondo me non dovrebbe mai mancare, al massimo rinuncerei più a un delay, ma il riverbero secondo me è un effetto che dovrebbe sempre essere presente in pedaliera perché ci dà quella profondità, quel senso di suono, come dire, più completo al nostro strumento. Questa è senza e questo è con il riverbero, partendo da un riverbero room. Che qui potrei dare più livello, anche se preferisco non esagerare con gli effetti, anche perché adesso vi spiego. In teoria questi effetti, questi tre effetti, ma più questi due, quindi eco e riverbero, andrebbero posizionati nel send e return dell'ampli per ottenere così una configurazione ideale e soprattutto far sì che il suono del preamp dell'amplificatore, in questo caso, come sentite, c'è un suono che è abbastanza sul breakup, non venga poi influenzato troppo da quelli che sono gli effetti che si trovano prima, ma mantenendo ma inserendo gli effetti nel send e return abbiamo tutto quello che è il suono puro della chitarra che entra
nell'ingresso dell'amplificatore, e poi alla fine, prima di passare nel power amp dell'ampli, viene elaborato dagli effetti di, in questo caso, delay e riverbero, ma anche di modulazione. Detto ciò, anche qui, come ho detto, abbiamo le tre tipologie di effetti. Il primo era il room, lo spring, che è bellissimo. Anche qui possiamo decidere di dare più effetto. Molto molto bello. Questo è l'effetto classico che troviamo, anzi il riverbero classico che troviamo negli amplificatori. Riverbero a molla. Infatti il mio Laney è un bellissimo riverbero a molla, molto grande, che permette una profondità e una qualità dell'effetto stesso molto molto alta. E in questo pedalozzo la ritrovo in maniera molto molto qualitativa. Ok, ovviamente non esageriamo, perché come ho detto si trova nell'ingresso dell'ampli. Ultimo effetto è lo shimmer, che possiamo attivare con la levetta in giù. Questo ci permette in realtà di ottenere suoni particolari, suoni che potrebbero essere utili proprio in uno stile pop rock. Ecco perché ho detto che in realtà questa tipologia di pedali che ho scelto possono spaziare da sonorità che vanno dal blues fino al pop rock, proprio per la presenza di questa effettistica, tra cui il chorus e non solo, anche comunque il vibrato, il rotary, che si può usare tranquillamente in brani pop rock. Detto ciò, vediamo perché ho scelto di utilizzare questa combinazione di pedali in quest'ordine. Come ho detto, il boost mi permette, scusate, il compressore che è all'inizio catena, mi permette di tenere belle ferme le note quando devo fare degli arpeggi, ma non solo, regolato in un modo più aggressivo, mi permette di generare una tipologia di boost che va a spingere l'ingresso dell'ampli, in questo caso se attivo solo lui, oppure in catena con gli altri pedali mi permette di ottenere una distorsione maggiore, visto che non ho previsto un distorsore, perché come ho detto non amo particolarmente i distorsori a pedale, anche se ce ne sono di belli, ma preferisco, se ho un ampli che mi permette di avere una distorsione, allora utilizzare la distorsione dell'ampli, eventualmente boostarla con i pedali overdrive o come in questo caso con un boost. Continuando, quindi abbiamo detto il compressore mi permette di ottenere sia la classica compressione ma anche di spingere sia l'ampli che i pedali. Il boost ovviamente mi permette di spingere l'ingresso dell'ampli ma anche il pedale che viene dopo. E l'overdrive, regolato in questo modo, abbiamo questa sonorità. Passo un po' il riverbero, che è esagerato. Anzi, andiamo in room. Si stava già in room, era solo troppo esagerato. Già così mi piace tantissimo questa sonorità. Se vado su, sentite il suono, è molto gonfio e ha quella punta di aggressività in più che ci può stare se ci serve per fare una linea di assoli su un genere un po' più spinto. Ripeto, io preferisco questa modalità classica con il level a 10 e un po' un filo di distorsione. Vediamo adesso di accoppiare i pedali, quindi questo. Con questo suono potrei fare, e
siamo in territori dello stile di Gary Moore, che tra l'altro, come avete sentito, questo riverbero è proprio quello che lui utilizza spesso e volentieri in tutti i suoi live. E il suono si avvicina tantissimo perché ho sfruttato proprio il boost per andare a boostare l'ingresso dell'overdrive, che poi va a boostare l'ingresso del mio Lani. In sostanza, se spengo tutto, il suono sarebbe questo. Che, insomma, non è proprio il massimo per fare il brano di Gary Moore. Invece, già con il boost, però manca ancora quel pizzico di distorsione, quel pizzico grande di distorsione, perché lui non è che usa poca distorsione, anzi ne usa un bel po'. E quindi, andando a boostare l'ingresso del Green Mile, e poi, come sappiamo, Gary Moore è a parte la sua la mano che aveva, lo stile, il gusto che aveva, se ci fate caso, se lo conoscete, spero di sì, è un musicista che usa tantissimo la dinamica della mano destra e soprattutto del controllo del volume. Se guardate un suo live, ha sempre il controllo del volume della chitarra in movimento su qualsiasi brano che fa, e in più volte durante il brano che fa, perché questo gli permette di passare da questa sonorità ancora più giù, passa di nuovo, se accendo anche, scusate, il compressore, posso andare in territori solistici sempre nello stile di Gary Moore. Quindi, come avete sentito, sfruttando l'abbinamento dei tre pedali riusciamo a spingere molto la sonorità e la distorsione, restando però sempre in territori rock blues classici dello stile di Gary Moore e tanti altri. Vorrei fare un passo indietro, quindi utilizzare soltanto il Green Mile, sfruttandolo sempre nella stessa regolazione, quindi come boost con pochissimo overdrive, per provare a suonare su un brano, su una backing track che si orienta sullo stile Dallas Blues. Riusciamo tranquillamente a suonare un blues in stile Dallas blues, ma anche altri generi, sfruttando soltanto l'overdrive. Adesso vediamo se riusciamo anche a utilizzare questi pedali su una backing track
pop rock, quindi uno stile pop rock. In questo caso andrò a utilizzare il compressore, l'overdrive, perché è l'unico pedale che ho di distorsione in pedaliera, il tape eco, e nelle parti pulite andrò a sfruttare il chorus, che mi permette di avere queste sonorità. E poi per la parte di solo andrò a sfruttare l'abbinamento del compressore con l'overdrive, ovviamente spegnendo il chorus, se no andiamo in territori troppo anni 80. Vediamo se ci riesco, faccio partire la backing track e ci suono sopra. Siamo arrivati alla fine anche di questo video, quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa soluzione e soprattutto dell'ordine che ho utilizzato per mettere in catena i pedali. Sono curioso di sapere se secondo voi è giusto, se voi avreste utilizzato una combinazione diversa. Ho pedali diversi, ovviamente cercate di mantenere in un massimo di 6 pedali, perché è quello che io ho pensato per questa tipologia di sonorità. Ringrazio Antonio di AJ Music per avermi dato la possibilità di portare questi pedali sul canale, così come tanto altro materiale che ho già recensito e portato sul canale e che porterò. E a questo punto vi saluto e ci vediamo al prossimo video.